Di Marco Palombo, chirurgo plastico, in un contest molto particolare questa sera, luogo di ritrovo d'eccellenza dell'Euro, dove abbiamo visto tanti volti noti. Oh, questi volti noti, quanto sono attenti al loro aspetto fisico? Guarda, moltissimo. Oggi è diventato quasi uno status, pensare più che al dress code, pensare al proprio aspetto fisico, pensare più al proprio volto che a quello che indossiamo sotto quel volto. E ovviamente tutto ciò parte da una giusta e corretta alimentazione, oltre che da sport, oltre che da attività fisica, sicuramente da una corretta alimentazione. Tant'è vero che qui ci ricolleghiamo a questa fantastica apertura, questa regeneration proprio del Giolitti dei vecchi tempi, in cui ti dà questa location stupenda sul lago dell'Eur, unito a un'alimentazione e a un food veramente d'eccellenza. E ci ha fatto piacere essere un po' presenti in questa inaugurazione, in questa stupenda serata. Anche perché siete tutti un po' una sorta di testimonial, e questo comunque ci piace. E a lei in particolare vorrei chiedere se ci sono limiti massimi di età e minimi di età in cui vengono richieste le sue consulenze e la sua attività professionale. No, al contrario, direi che ormai è diventato un po' trasversale. Ormai abbiamo già in età molto giovane, età giovanile, un interesse, una curiosità più che una necessità. Purtroppo diventa necessità superata una certa età, e infine diventa impellente voler agire, voler migliorare il proprio status, dettato soprattutto, ecco, ripeto, da canoni estetici e non altro. A volte però non basta ovviamente insomma seguire i diktat dei media, è chiaro che un buon intervento sicuramente garantirà un buon risultato, ma se non c'è alla base una disciplina, un rigore anche proprio del proprio modus vivendi, diventa abbastanza superfluo. Assolutamente verissimo, lei ha toccato due punti fondamentali. Uno è dato dallo stile di vita del paziente, lo stile di vita di ognuno di noi, che è fondamentale. Nei casi in cui sia necessario ricorrere purtroppo alle mani di un chirurgo plastico, io quello che raccomando sempre è uno specialista del settore, cioè uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Affidandovi a lui avete comunque sia un minimo di perizia e di prudenza nel compiere, compiere un intervento e nel consigliare l'intervento più idoneo alla persona. Questo assolutamente. Grazie. Un piacere. Grazie.